Già odio questa musica. In più siete sempre a giocare. Ferma tutto, ti prego. Ferma che non ne posso più. E scusate, perché qua è sempre la stessa storia. Che cosa c'è? Ma passate quel volume, dai. E insomma. E Gaia, scusa, puoi spegnere per piacere? Grazie. Fatemi indovinare. Avete finito i compiti? No, non ho sentito. Ieri ero in gita, non mi hanno dato compito. Boh, va via a giocare, passi dal videogioco, lasciami qua quella roba, va fuori, dai. Gaia, fammi indovinare. Hai finito i compiti? Quasi. Cioè, il quasi vuol dire che anche oggi il sole è alto, facciamo mezzanotte. Ho indovinato? Vai a studiare, dai. Va a studiare. Sergio, non ne posso più. Cos'è lo sta roba? Toh, tieni qua. Toh. Porta via, dai. Dammi qua. Metti a posto, dai. Metti a posto. Senti, qua abbiamo il mare a due passi. Sai cosa faccio? Io non ne posso più. Prendo sta roba e la butto in acqua. È sempre uguale. Ma guarda, ci stavo pensando proprio anch'io. Però, sai che l'altro giorno su internet ho visto una cosa. No, scusa, Sergio, ma hai visto gente che c'è? Bambini. E tu ci vieni a dire a tutti cosa fai su internet? Per favore, lascia stare, cosa fai? Lo sappiamo tutti. Ma va, sei sempre il solito scemo, finiscila. Grazie. Ti stavo dicendo che l'altro giorno ho visto gente, dei tizi, che stavano usando il Kinect e il Wiimote in modi un po' strani. Fermo. Il chi che? Cioè, a forza di stare con loro diventi scemo uguale. Il Kinect e il Wiimote sono quei device che vengono utilizzati per giocare. No, io credo di non capire. Kinect? Devi che? Cioè, a forza di stare sempre con loro non ti si capisce più quando parli. Ma dai, finiscila, smettila. Ti stavo proprio spiegando. Sì, spiega, che dai. Ho visto che stavano utilizzando il Wiimote per fare una lavagna digitale. Inoltre sta roba qua che Aurelio, certo, sempre in mano, sempre lì. Inoltre c'è una università, pensa te, che usa il Kinect, quel robo lì, quell'affare lì, vedi, per fare una cosa con la sabbia. Non so, tu muovi la sabbia, poi c'è l'acqua che scende, una cartina colorata. Scusa, fermo. Usa sta roba qua con la sabbia, siamo Trieste, tira sempre vento, tra un po' fa come Dorothy, no, sul mago di Oz, che li porta via, dai. Per favore, non scherziamo, dai. Ma dai, ascoltami bene, non sta a sparare stupidaggini. Pa! Questa cosa si fa attraverso un software. Alcuni software che si possono scaricare su internet. Beh, ottimo! Scarichiamo il software, lo crackiamo e il gioco è fatto. Ma che crack, figurati, non serve! È software libero! Libero, vabbè. E allora è gratis. Non serve il crack, no. È gratis, lo usiamo. Ma cosa stai dicendo? Ma devo spiegarti proprio tutto, devo spiegarti. Libero non vuol dire gratis. Il problema principale è che in inglese free vuol dire sia libero che gratuito. Però questo è software libero, vuol dire che il codice è aperto, è open. Io penso che una birra da litro mi avrebbe fatto peggio. Allora, prima parli del Kinect, poi serve il crack ma non serve il crack, le gratis ma scarica. Senti, fa un piacere, tu sei bravo, sei ingegnere, sei alto. Fai e avanti, arriviamo al dunque, dai. Aspettami, lasciami spiegare ancora un attimo una cosa. La cosa bella è che questi software si possono scaricare, modificare e migliorare. Ottimo, allora lo modifichi e lo mostriamo a tutti, no? Fighissimo, ci facciamo belli, guarda, l'abbiamo fatto noi. Ma non è solo così. Tu puoi creare qualcosa di nuovo, ma non serve solo a mostrarlo, serve anche a condividerlo. Lo mostri e lo condividi con gli altri. Ma sai che quasi quasi mi ha incuriosito? Proviamo! Dai! E questo qua si prende così, poi tu lo prendi, scarichi il software, lo colleghi in questa maniera, lo colleghi nell'altra, poi tu puoi... Guarda, ecco qua, vedi? Guarda anche qua cosa c'è scritto, vedi? Ehi, ma
Sai che con queste... Le stavo per buttare in acqua. Sai che con queste console di gioco si può fare veramente qualcosa di carino? Proprio fico sta roba. Hai visto? Già, si può proprio fare qualcosa di carino. In questa maniera, come utenti comuni, invece di subire la tecnologia, noi possiamo domarla e possiamo sfruttarla per altri scopi, ad esempio didattici, scuole, università, musei. Beh, allora a questo punto prendiamo gli ultimi due cartelli. Va a finire che da tecnologia che crea contrasto a tecnologia che crea convergenza. Così i genitori non si incassa più coi fioi e insieme costruiamo qualcosa di nuovo. Già. Grazie.